manca autonomia e libertà, tantissimo. Manca una stampa libera, manca la possibilità di non legare soltanto al mercato e al target del mercato le scelte anche editoriali, tipografiche, in qualche maniera. Quindi io credo che manchi proprio una voce libera, sostanzialmente. Anzi, manchi più di una di voci libere, dovrebbero moltiplicarsi. L'esperienza vostra diventa inevitabilmente, con questo rilancio, preziosa per tutti noi, perché c'è poi bisogno che, oltre ad avere gli strumenti liberi ed autonomi, c'è bisogno che le persone, in questo momento difficilissimo della società, si possano però informare liberamente e creare opinioni liberamente, senza che ci sia la mediazione della pubblicità o degli interessi di gruppi di pressione. Quindi benvenga un'esperienza libera ed autonoma che sia capace anche, come dire, di suggerire alle persone e ai lettori letture, critiche e contesti in perfetta autonomia. Quindi c'è bisogno di far crescere in forma sia in forma culturale ma anche sociale tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per cambiare la situazione. E questo può farlo Terra di Mezzo? Io credo di sì, lo può fare, perché comunque è un'esperienza che parte dal basso, è un'esperienza che parte da esigenze molto concrete. Non è una testata giornalistica, come dire, figlia delle grandi multinazionali dell'informazione. È una cosa che ha in mente prima di tutto le persone, e quindi partendo da quello sa, perché per esperienza l'ha dimostrato, che per poter parlare con le persone bisogna raccontargli anche le cose di tutti i giorni. Terra di Mezzo è stato capace di farlo legandolo anche a un'iniziativa importante, in realtà, della promozione dei senza tetto, dei loro diritti. Ha in mente, ha tanto senso civico Terra di Mezzo dentro di sé, e quindi io credo che sia in grado di assolvere il suo compito. Non lo può fare da solo, come diciamo noi quest'anno all'Arci, io sono perché siamo, e quindi lo siamo tutti assieme.